Ultima puntata dell'anno di Meme Economics, vi raccontiamo l'economia, la finanza, l'attualità attraverso il linguaggio dei meme per una fine dell'anno all'insegna di nuovi record per quanto riguarda la finanza e non soltanto il Bitcoin, il DAX di Francoforte, lo Standard & Poor's, il Nasdaq, insomma stiamo rompendo determinati livelli e allora con questo primo cartello cominciamo con Toy Story e con dicembre 2020 sui mercati, rotture di resistenze. Ovunque, resistenze, non altro, non facciamo facili battute da questo punto di vista. Questo è senz'altro il principale market mover, o quantomeno la principale notizia sui mercati di questa settimana di dicembre, in generale di questo mese. Andando avanti, ovviamente, uno dei motivi è questo, e cioè il vaccino comincia a diffondersi nei vari paesi. Il vaccino è efficace, l'abbiamo letto più volte, in 9 casi su 10. Siani qui direbbe, dottor, a numero stam, come a dire, insomma, va bene che è efficace 9 volte su 10, ma qui magari più chi si fida di meno potrebbe non fidarsi fino in fondo, ecco, potrebbe non fidarsi al 100%, soprattutto magari chi è più superstizioso. Non solo il vaccino, e non solo il vaccino funziona per quanto riguarda i mercati, il vaccino lo aspettiamo anche per noi che ovviamente indossiamo la mascherina e che ovviamente alla lunga diventa anche un po' fastidioso, soprattutto per chi come noi indossa gli occhiali, e quando ci si appannano gli occhiali con la mascherina, questo credo che sia un meme per pochi, ma comunque meritava, perché arriva dal film cult anni 80 senza esclusione di colpi, in cui Jean-Claude Van Damme viene accecato dall'avversario e comincia a muoversi mettendo le mani avanti, cercando appoggi che non ci sono. Ecco, io che porto gli occhiali mi trovo esattamente nella situazione di Jean-Claude Van Damme quando mi si appannano gli occhiali con la mascherina, praticamente sempre, non c'è modo per uscirne, purtroppo. Vediamo adesso il prossimo meme, perché come vedete, eccoci qua, è tornata la zona rossa, è tornato il DPCM che fa più paura per quanto riguarda il governo, e allora riecco Daniel LaRusso e Miyagi, protagonisti di Karate Kid, che l'avevano già fatto un'altra volta con l'autocertificazione, stampa autocertificazione, strappa autocertificazione, questa volta vale per la cera, quindi metti la zona rossa, togli la zona rossa, e guardate l'espressione di Daniel LaRusso, è abbastanza infastidito, anche se nel film era più dubbioso sul fatto che potesse servirgli per imparare l'arte marziale del karate o del karate, come lo volete pronunciare. Andiamo avanti, perché sul DPCM c'è un altro meme che vi vogliamo mostrare, che è questo. Sostanzialmente vi ricordate quello che è stato detto a novembre, no? Blocchiamo l'Italia per salvare il Natale. Zona gialla in tutta Italia, c'è stata una settimana, insomma, di dicembre in cui eravamo tutti in zona gialla, con Conte che tira dentro il cavallo di Troia, all'interno del quale però c'è la sorpresa più amara, lockdown nei giorni festivi. Quindi perché ci avete permesso di uscire, magari comprare regali di Natale, se poi nei giorni festivi non possiamo portare questi regali a chi, alle persone a cui li abbiamo comprato, e magari appunto condividere le feste con i nostri cari? Ciononostante, gli italiani non possono far altro che tirare dentro il cavallo di Troia. Allora, andiamo avanti con le altre notizie. Eccolo, il Bitcoin che ha raggiunto quota 22-23.000 con una certa arroganza, ha superato quota 20.000, che era la resistenza più importante, il target da superare. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che Marty, dobbiamo tornare nel passato per salvare il mondo, dice Michael J. Fox. No, per comprare Bitcoin. Tutti quelli che l'hanno comprati a 5-6.000 dollari o anche prima, adesso ovviamente non possono che tenerli, perché non c'è più limite sostanzialmente. Ora che è stato sfondato il tappo dei 20.000, che rappresentava una resistenza, un blocco, un muro importante già dal 2017, quando il Bitcoin aveva già provato a superare questo target. Un altro meme è questo, perché mentre prima delle criptovalute si dormiva serenamente sul proprio guanciale con la persona amata, adesso con gli occhi che praticamente diventano rossi, tanto che vengono tenuti aperti, after crypto, dopo l'introduzione delle criptovalute, bisogna assolutamente tenere sotto controllo ogni singolo istante l'andamento di Ethereum, di Bitcoin e via dicendo, perché come vedete la volatilità è estremamente alta e quindi tutto può succedere, si può sfondare i 20.000 ma si può anche tornare sotto i 3.000, come è successo nel corso degli anni.
Altre notizie per quanto riguarda la settimana o in generale il mese di dicembre. Google che va in totale blocco, insomma, c'è questo Google Down che ha rappresentato una giornata piuttosto concitata. Pare che sia stato un hacker, ci fa ridere lo sguardo di questo ragazzino che potrebbe essere lo stesso sguardo del dipendente di Google che ha staccato per sbaglio la presa, anche se ribadiamo, probabilmente è stato un intervento di un hacker. Ma mettetevi poi nei panni dell'utente medio di Google e si ritrova senza il motore di ricerca, che cosa fa? Fa questo. Questo è un meme che abbiamo strappato agli amici di The Jackal. Quando Google non funziona e cerchi su Google cosa fare, quando Google non funziona, ma poi ti ricordi che Google non funziona. Quindi è una sorta di cane che si morde la coda, un circolo vizioso da cui non puoi assolutamente uscire. Le rileggiamolo un attimo perché per me è esilarante. Quando Google non funziona e cerchi su Google cosa fare quando Google non funziona, ma poi ti ricordi che Google non funziona. Insomma, non ne puoi uscire, allora l'urlo è l'unica cosa da fare probabilmente. Altra situazione interessante che ci sarà, perché aspettiamo, eccolo qua, allora, cominciata la guerra dei meme è... Qui abbiamo fatto un meme con Yoda, uno dei protagonisti di Star Wars, perché il concetto dei meme comincia ad apparire anche sui giornali, sulle riviste. In particolare c'è una rivista che ha approfondito questo linguaggio, questo strumento, e praticamente si è scoperto come bisogna tornare indietro di diversi anni. Insomma, i meme ci sono da tempo immemore, da addirittura gli anni 50. Un linguaggio che poi si è evoluto ovviamente con il web, e adesso sostanzialmente li si trova ovunque. Ecco perché ora che viene sdoganato anche su strumenti di informazione più canonici, più classici e per certi versi comunque ancora molto diffusi, probabilmente cominciata la guerra dei meme è, potrebbe dire Yoda, se esistesse per davvero, magari in un'altra galassia, insomma, lontana, come si suol dire. Aspettiamo il 2021 perché non ne possiamo più. Però chi ci dice che arriva? Il nostro amico che sorride all'idea che manchi un secondo al 1 gennaio 2021, poi metti caso che invece scatta il 13esimo mese del 2020. Avanti così, tra terremoti a Milano, Google che finisce in down e altre, purtroppo, insomma, scomparse a livello di personaggi famosi, oltre ovviamente alla situazione di emergenza sanitaria, non ci sorprenderemmo più di nulla. Che poi questo concetto del 13esimo mese del 2020 è un po' come quando si sogna l'amore della vita. Vediamo il prossimo meme con l'aiuto della regia: incontrerai l'amore della tua vita alle 11 e vedi che c'è un orologio che dalle 10:65. Io direi che il concetto è assolutamente questo. Aspettiamolo il 2021, non vediamo l'ora, così finalmente anche noi delle fonti TV smetteremo di dire una cosa che probabilmente a voi che ci seguite da casa vi esce dalle orecchie, o quantomeno vi provoca un'espressione come quella di Robert Downey Jr. quando senti sulle fonti TV che il green è il market mover del 2021, che gli investimenti sostenibili saranno uno dei principali temi del 2021. Lo ripetiamo spesso, ci dispiace, probabilmente anche voi ne avete abbastanza, però insomma portiamo pazienza anche in virtù delle feste che arrivano, speriamo di poterle trascorrere serenamente. Io soprattutto per quanto riguarda Meme Economics potrò cominciare a fare pulizia sul mio cellulare, perché guardate in che condizioni mi trovo in questa esatta condizione, il mio telefono con centinaia di screenshot che non userò mai. Poi in realtà li utilizzo, però insomma per la realizzazione dei meme inevitabilmente si salvano tante fotografie, poi si scremano, si conservano quelle magari più belle, più divertenti, e poi magari le altre te le lasci indietro e ti ritrovi il cellulare con chissà quante vecchie fotografie che non ti servono più a nulla, o meglio vecchi screenshot che non ti servono più a nulla. Detto questo, come dicevamo, insomma, l'augurio ovviamente che queste feste possano trascorrersi nella maniera più serena possibile. Andando avanti con i nostri meme, vi mostriamo l'ultimo che tutto sommato può soddisfare ugualmente le nostre aspettative per il Natale. Probabilmente non potremo passarlo con i parenti, però
Non puoi ascoltare dal vivo la poesia in inglese di 12 strofe della cuginetta che si alza sulla sedia quando magari stai mangiando l'unico piatto che ti piace, dallo spaghetto con le vongole alla, non lo so, insomma, alla carne o al pesce o al dolce o al panettone. Se sei in zona rossa e c'è il lockdown, non dovrai sorbirti la solita poesia lunghissima che spesso ci capita di ascoltare quando soprattutto i ritrovi tra parenti sono molto estesi e c'è magari la cugina che non vedi da 12 anni e che è cresciuto, anche se secondo me c'è sempre anche la cugina che ha 8 anni e che passino 1, 2, 3, 5, 9, 12 anni è sempre la cuginetta piccola sostanzialmente, non uscirà mai da questo, diciamo così, nomignolo se vogliamo. E allora questo era Meme Economics, l'augurio è che vi siate divertiti e io vi auguro buone feste, naturalmente torneremo a gennaio con la nuova puntata e per un 2021 sicuramente che ci auguriamo essere più sereno per tutti. Grazie e buon proseguimento sulle nostre reti.